Il 2 marzo del 1957 l'Assemblea regionale siciliana approvò una legge che rivoluzionò il mondo dei non vedenti. Era la legge numero 21 che stabiliva l'obbligatorietà di tutte le aziende pubbliche private e degli enti regionali di collocare dei centralinisti non vedenti. Una legge che anticipò quella che poi divenne la legge nazionale nell'agosto dello stesso anno. Durante tutti questi decenni, molti centralinisti hanno trovato collegamento e molti hanno potuto anche, riavere una dignità con il lavoro. Sono passati 60 anni e purtroppo l'evoluzione dei tempi ha fatto sì che molti centralini si perdessero attraverso il VoIP. Ebbene, l'Assemblea regionale siciliana, con questa legge, l'approvazione del disegno di legge 991, ha stabilito che ovunque vi è un VoIP, vi deve essere un centralinista. Ciò permetterà di nuovo a tanti giovani non vedenti e disoccupati di trovare un posto di lavoro. Permetterà nuovamente ai non vedenti di vivere dignitosamente. E noi non possiamo fare altro che dire grazie a questa classe politica che veramente in brevissimo tempo ha approvato questa legge. E ancora una volta questa legge è stata approvata prima di quella nazionale, che non sappiamo quando sarà approvata. Grazie.